Bentrovati, lui c'è ma non si vede. Oggi partiamo però da quella che è stata l'ultima prestazione dei rossoneri di Marco Marchionni contro la Viterbese. Poteva arrivare la vittoria che avrebbe blindato definitivamente i playoff, arriva un pari che comunque va accettato con soddisfazione perché serve comunque a muovere la classifica. Il Foggia sale a 47 punti ed è lì in piena corsa, insomma, per questi spareggi promozione che assolutamente niente e nessuno alla fine potrà negare alla formazione rossonera. Ci piace però oggi fare un passo indietro, un passo rispetto a quello che è accaduto nell'ultimo weekend, quando, saprete, il club ha ufficializzato l'arrivo come responsabile del settore giovanile rossonero di una vecchia conoscenza, di Beppe Giglio. Lo ricordate? Il bomber che arrivò in Serie D nell'anno della rifondazione, nell'anno in cui la foggianità si rimpossessava un attimino di quella che è, come dire, un bene riconosciuto da queste parti, che è il pallone, che è la sua squadra di calcio. Giglio fu l'alfiere di due promozioni che non arrivarono sul campo, perché ci fu prima il ripescaggio dall'addio alla Serie C2, poi, come saprete, per la riforma il Foggia si ritrovò addirittura in Lega Pro. E Giglio, con i suoi 31 gol, fu decisamente importante per arrivare a questi due risultati sportivi di una certa consistenza. Noi salutiamo con particolare affetto la rentrée di questo ex calciatore, al quale un po' tutto l'ambiente è legato. Giglio arriva a Foggia però con conoscenze vicino allo zero rispetto al settore giovanile, perché fino all'altro ieri di fatto si è occupato di altro, ha fatto il direttore sportivo a Chieti e dunque si trova proiettato in una dimensione, in una realtà che per lui è completamente sconosciuta. Ora, sicuramente sarà bravo, sicuramente darà il massimo per i colori rossoneri, però lo aspetta un lavoro arduo, ma soprattutto dovrà essere messo nella condizione di poter operare al meglio. E qui evidentemente il club, la società, la nuova proprietà dovrà, come dire, supportare adeguatamente il lavoro di Beppe Giglio. Questa operazione, questo arrivo di Giglio però ci fa fare un'altra considerazione più di carattere generale, ci fa capire in quale direzione sta andando il calcio qui a Foggia. Beppe Giglio è la diretta emanazione di quello che è un regista occulto che in questo momento sta, come dire, seguendo un po' tutte le vicende rossonere a 360 gradi. Il progetto è ormai chiaro, si va in una determinata direzione. Giglio sarà il responsabile del settore giovanile, molto probabilmente ci sarà un nuovo direttore sportivo, perché non crediamo sinceramente che Corda continuerà a collaborare con questa società. Forse ci sarà anche un nuovo allenatore. Questo significa che molto probabilmente il progetto tecnico sarà azzerato completamente. Grazie a chi? Grazie a questo regista occulto, del quale molto presto torneremo a parlare. La domanda però è d'obbligo: ma il presidente Maria Assunta Pintus è cosciente di quello che sta accadendo? Sa in quale direzione si va? Lo scopriremo solo vivendo. Ciao, grazie, a domani.